Radio UCI Focus. Un saluto dalla redazione. Assegno unico per i figli. La richiesta deve essere presentata da entrambi i genitori. Il presidente dell'INPS Pasquale Tridico, in audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera, riunita per l'esame dello schema del decreto che istituisce l'assegno unico per i figli, ha spiegato che se il secondo genitore non completerà la domanda, il primo riceverà solo il 50% dell'assegno unico. Tridico ha precisato che entrambi i genitori devono possedere lo SPID. La domanda deve essere presentata da uno solo, mentre l'altro riceverà un SMS di avviso e dovrà poi completare la domanda per ricevere l'altro 50%. Oppure chiedere di versare il 100% interamente al genitore richiedente. La procedura così descritta però ha destato qualche preoccupazione, soprattutto considerando che ancora non tutti sono provvisti dello SPID. Inoltre il presidente Tridico ha sottolineato che saranno molti i cittadini a non richiedere affatto l'assegno unico, magari perché hanno redditi superiori alla soglia oltre cui spetta la quota minima, o perché legittimamente reputano di non dover dare all'INPS i propri dati sulle ricchezze. Inoltre, nonostante i 130 milioni stanziati, secondo Tridico, il legislatore dovrà comunque porsi il problema di come finanziare un ISEE crescente. Infine, concludendo il suo intervento, il presidente INPS ha evidenziato che per permettere un più facile accesso all'assegno unico per i figli bisognerà potenziare la procedura fai da te online dell'ISEE precompilato. E dalla redazione è tutto, al prossimo aggiornamento. Radio UCI.